La luce viene da una finestra sulla sinistra, creando delle zone di ombra nell'abside. Influenza i colori rendendoli più accesi. Ci sono molti colori. Ad ogni santo e arcangelo viene attribuita la propria tinta tipica. Per esempio, il grigio metallizzato dell'armatura di Montefeltro, colore cupo e triste. E il blu uva della veste di Maria, simbolo di santità. Il colore maggiormente diffuso è il bianco perla, del marmo della chiesa. Questi colori li vedo intorno a me, nella mia camera, perché la scrivania e l'armadio sono bianchi, con le maniglie grigie e il coperchio blu, come i colori principali dell'opera. Quest'opera, secondo me, regna silenzio, perché ci troviamo in luogo sacro, e l'unico rumore che potremmo sentire è il pianto del bambino, ma sta dormendo. Le pareti sono lisce, con dei rilievi ogni tanto, che sono i decori, e tutto ciò è freddo, perché il marmo è un materiale che a qualunque temperatura rimane freddo. Per mio parere, i vestiti sono per la maggior parte in seta, quindi morbidi e soffici. La neofrate sulla destra è un tipico abito religioso, quindi è ruvido e spesso, e Montefeltro che ha l'armatura, quindi liscia e fredda. I profumi che sento sono l'incenso e le candele, tipici odori particolari che ricordano una messa. La composizione non è equilibrata perché tutti i personaggi sono al centro. Essi sono Maria con Gesù, Montefeltro, Arcangeli e Santi. Montefeltro probabilmente sarà triste perché questa vicenda gli ricorda la recente morte della moglie e del figlio. Quindi i suoi pensieri saranno i ricordi della moglie e rivivrà le emozioni che ha provato in questi momenti. Di quest'opera mi attrae in modo particolare la semicupola sul foglio, perché ha la forma di una conchiglia e attaccata ad essa c'è un uovo probabilmente di struzzo. Quando vedo questo quadro mi ricordo un cavaliere che va a comunicare con la sua regina, ricevere gli ordini oppure i risultati di una missione, e dietro a loro ci sono i consiglieri che circolano in due per sentire ciò che si dicono, pronti per consigliare o dire ciò che pensano alla regina. Seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding.